13 febbraio 2014. Questa mattina a Roma sono scattati arresti e perquisizioni contro 17 attivisti dei movimenti di lotta per la casa e l'abitare. Si tratta di alcune misure di custodia cautelare. La scusa è la mobilitazione del 31 ottobre 2013 a Roma. L'obiettivo è colpire un movimento che costituisce un grave pericolo per il potere che, a colpi di austerity e controllo, tenta di non far scoppiare il tappo delle contraddizioni sociali di questo paese in crisi. Un movimento meticcio, prima di tutto antirazzista e contro le discriminazioni, che fa paura per la capacità di esondare gli individualismi che ci vorrebbero imporre. Un movimento che parla di solidarietà attiva e di messa in gioco di migliaia di persone che non sono più disposte a soffrire, che ha dimostrato una grande abilità a costruire alleanze con tutti i movimenti che parlano di diritti, difesa dei territori e precarietà. Questo movimento fa paura perché fa della riappropriazione diretta delle rendite e dei privilegi una rivendicazione concreta, che fa tremare chi per anni ha vissuto alle spalle degli altri, speculando ed edificando città su misura dei propri profitti e non delle persone. Un movimento che rende possibili esperienze incredibili di lotta, che coinvolgono e stravolgono tutta la sfera della vita di chi ne è protagonista, che sceglie di sottrarsi definitivamente al ricatto della precarietà e dello sfruttamento. Solidali e complici con Paolo, Luca, Federico, Ivano, Otmani, Mattia, Marco e tutti gli altri contro la criminalizzazione dei movimenti che lottano per una società più giusta ed un futuro migliore. Da Milano a Roma, dalla valle alla città, su quella barricata c'eravamo tutti.